in collaborazione con UNESCO, l'Astigiano candidato a patrimonio dell'umanità. La Guardia di Finanza ha posto i sigilli di chiusura a due note pizzerie del centro di Asti. Il provvedimento è maturato a seguito di un controllo sull'emissione degli scontrini fiscali. I due esercizi dovranno essere chiusi per 3 giorni lavorativi a partire proprio da oggi. Il provvedimento, scaturito per 4 contravvenzioni rilevate nell'ultimo quinquennio, sempre per la mancata emissione dello scontrino fiscale, è stato emesso dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate di Torino su proposta della stessa Guardia di Finanza. Per una pizzeria le violazioni sono state riscontrate fra il giugno del 2007 e l'ottobre del 2011. L'altro negozio, una pizzeria da asporto, invece incappata nelle irregolarità fra il gennaio 2008 e l'ottobre 2011. Secondo la denuncia presentata in questura, sarebbero stati 5 ragazzini sui 14-15 anni, maschi e femmine, a rapinare ieri pomeriggio un operaio 58enne che stava passeggiando nei giardini dell'ex ferriere Ercole di Corso Palestro. I 5 sono riusciti ad impadronirsi del borsello dell'uomo, che oltre a poche decine di euro conteneva anche il bancomat. I ragazzini sarebbero poi riusciti a prelevare dalla banca 250 euro. E nonostante i tagli alle risorse disponibili, la nuova giunta comunale, il sindaco Fabrizio Brignolo e l'assessore delegato Alberto Pasta puntano molto sul Palio di Asti per rilanciare l'economia della città. Per questo, per la corsa di domenica 16 settembre, ci saranno 200 posti in più sulle 10 tribune attorno alla pista di Piazza Alfieri, per un totale di 5.740 posti a sedere, più i 5.000 del parterre ad ingresso gratuito. Questa è una delle novità emersa dalla presentazione della corsa tenutasi questa mattina a Torino in Via Verdi nella sala del Museo della Musica. Analoga presentazione si è poi tenuta in serata qui ad Asti a Palazzo Mazzetti. Sentiamo. È un grande investimento che la città, la provincia di Asti, la regione fanno, ma questa è una manifestazione che non dico conclude, perché poi il settembre astigiano comunque prosegue, che è un punto di riferimento per tutta la regione. Io credo che questo sia un esempio di come le istituzioni lavorano assieme per dare un'offerta che sul mercato turistico porta ad Asti dei risultati che vediamo sia con le presenze negli alberghi che con la presenza nella ristorazione. Ho fatto una battuta alla presentazione delle manifestazioni. La provincia di Asti, che come tanti sanno è sotto i requisiti minimi, no, per quanto riguarda le province, in questi giorni ha sicuramente i 350.000 abitanti che sono necessari per la sopravvivenza delle province. Questo per dire che siamo nel mese di settembre il punto di riferimento per il turismo della regione Piemonte. Chiaramente queste sono ricadute importanti e credo che è questa la volontà che hanno le amministrazioni di impegnarsi perché questo sia il volano dell'economia della città e della provincia. La vera sfida è riuscire a fare le cose bene, anzi, come dicevo prima, più ricche con meno risorse, insomma, anche perché, come diciamo, questa è una delle leve anche dello sviluppo economico e turistico del nostro territorio, nel senso che io immagino che chi viene ad Asti per vedere il Palio poi probabilmente ha buone ragioni per ritornare. È una manifestazione che si perde nella notte dei tempi e che ricorda i vecchi tornei cavallereschi e quindi chiaramente un po' colpisce la fantasia di tutti quanti noi. È una simulazione di una guerra, la simulazione di una battaglia e quindi tutti quanti noi torniamo un po' bambini con il Palio. E con le notizie dall'Astigiano è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci alle prossime edizioni. In collaborazione con UNESCO, l'Astigiano candidato a patrimonio dell'umanità.